Buongiorno a tutti, non solo Anima TV, oggi ha il piacere di incontrare Peter Roche de Koppens. Ciao Peter. Ciao e ci rincontriamo di nuovo perché ci siamo già incontrati tante volte e abbiamo piantato dei semi che speriamo cresceranno, daranno fiori e frutta. Con te adesso vorremmo affrontare l'argomento della crisi finanziaria. Te l'aspettavi una cosa del genere? Qual è la tua visione? Certo, sono da 20 anni che io mi aspettavo una cosa del genere. Non sapevo esattamente quando sarebbe successo o come, ma che dovesse succedere non avevo nessun dubbio. Negli Stati Uniti nel 1987-88 ho pubblicato un libro che il mio editore ha chiamato Apocalypse Now. L'Apocalisse oggi. E in questo libro ho cercato di parlare proprio di quello che sarebbe successo alla fine del XX secolo, inizio del XXI secolo. Penso che sia veramente una bella cosa che sta succedendo. Non è facile, per molti è una cosa tremenda, però noi avevamo creato un idolo e tutti gli idoli hanno una fine. Questo idolo era il vitello d'oro e quello che sta finendo oggi è per la gente di rendersi conto che questo vitello d'oro non può andare avanti. Quindi sì, la crisi esiste, era prevedibile. Non abbiamo ancora toccato il fondo, ma ci siamo molto vicini. Dopo aver toccato il fondo, ripartiremo, cambieremo i nostri valori e dalla ricchezza secondaria passeremo alla ricchezza essenziale. E lì, dall'età di ferro nella quale noi siamo oggi, ripartirà un'età d'oro. Allora, la domanda di fondo è: che cosa è la vera ricchezza? Ci sono due tipi di ricchezze, la ricchezza materiale, la ricchezza umana e spirituale. La ricchezza materiale comunque è temporanea e quando moriamo la lasciamo su questa terra. Un mio amico, che è un finanziere, quando fa conferenze e parla su questo tema, dice: non ho mai visto un U-Haul, un camion che uno può affittare per portare le sue oggetti fisici con sé dall'altra parte. Quindi noi abbiamo veramente creato un idolo, il soldo, per il quale eravamo pronti a sacrificare tutto. La nostra gioventù, la nostra vita, la famiglia, le relazioni, la salute, eccetera, eccetera. Questo deve finire a un certo punto. Certo che i soldi sono necessari per funzionare nel mondo, però in armonia con altre cose. Che cos'è la ricchezza essenziale? La ricchezza essenziale si trova sulla croce, ma la vera croce. La croce ha la testa, il cuore e le spalle. Questi tre punti sono delle indicazioni di dove si trovano i nostri centri psicospirituali. La testa veicola la coscienza, conoscenza. Il cuore, l'amore, la motivazione, il desiderio. Le spalle, la volontà, l'energia creatrice. La vera ricchezza è potere capire di più, avere più conoscenza, poter amare di più e meglio e avere più energia creatrice per potersi esprimere. Se una persona ha informazione, conoscenza, coscienza, se ha motivazione e sensibilità, se ha energia creatrice e dà un contributo valido, potrà sempre sopravvivere ovunque. Quindi questa crisi per me a livello esteriore è molto dura, colpisce di più certi che altri, eccetera, eccetera. A livello umano è un vero disastro, però era al 100% prevedibile e se uno va un po' oltre a questa crisi, penso che porterà dei frutti molto buoni, perché le persone si renderanno conto che i soldi non sono il grande valore da ottenere a qualsiasi prezzo. Sono un mezzo importante per realizzare certe cose e vivere in questo mondo. Quindi sono pessimista a corto tempo e sono molto ottimista a lungo tempo. Cosa possiamo fare adesso? Perché la crisi arriva. Se non mi sbaglio, oggi come oggi, non ho seguito i mercati finanziari molto da vicino perché viaggio e faccio altre cose.
Ma siamo probabilmente al 30-35% nella crisi. Rimane ancora il 60-65%. Come prepararsi? Allora, qui due cose fondamentali. Per vivere bisogna lavorare. Quindi continuare a lavorare è fondamentale. Due, non lavorare solo per sopravvivere o guadagnare soldi. Cercare di lavorare per dare un contributo valido agli altri e anche per realizzare se stessi. Quindi trovare un lavoro nel quale noi crediamo, che ci piace e che facciamo bene. E infine aiutarsi gli uni e gli altri. Qualcuno in America ha fatto lo studio e la statistica che 1% del PIL del mondo, 1%, potrebbe risolvere il problema della fame. 1%. Che in media gli stati spendono 12% del PIL per che cosa? Per gli armamenti. Gli armamenti a che cosa servono? A distruggere altri, a fare le guerre. Quindi siamo ancora in una situazione pazzesca. Però come può crescere e maturare l'essere umano? Soltanto facendo le sue esperienze, imparando dalle sue esperienze. Noi collettivamente parlando abbiamo fatto certe scelte e adesso raccogliamo i frutti di queste scelte. La cosa fondamentale è non aver paura, non preoccuparsi, continuare a lavorare, continuare a essere disponibili per aiutare gli altri. E in qualche modo, sono sicuro, se una persona può dare un contributo valido, sopravvivrà sempre. E poi poco a poco si renderà conto che ci sono valori molto più profondi e molto più reali che non il benessere materiale. Quindi la crisi economica esiste, ci siamo dentro, non abbiamo toccato fondo, forse il peggio ancora deve arrivare, ma dopo penso che molte persone avranno imparato le loro lezioni, ci sarà una trasformazione di livello di coscienza e di essere, con nuovi valori, nuove priorità, un nuovo stile di vita, e lì la vita ripartirà ancora meglio di quello che abbiamo oggi. Nella nostra cultura, la cultura greco-romana europea, abbiamo sempre avuto i cicli seguenti: età d'oro, età d'argento, età di bronzo, età di ferro. Noi siamo adesso nell'età del ferro. Dopo ripartirà una nuova età d'oro. Quindi il messaggio di fondo è semplicemente questo: continuate a lavorare, dovete dare, dovete essere produttivi, cercate qualche cosa che vi piace e che fate non solo per guadagnarvi la vostra vita, ma per aiutare gli altri e crescere. E cercate di aiutarsi, di aiutarvi gli uni e gli altri. Ricordatevi che assieme riusciremo a fare quello che da solo non potremo fare e assieme ce la faremo. Grazie.